Basta, oh, basta, vai. Basta, e con questa fermi tutti! Diciamo intanto il risultato, 7-up battono 10-0 Atletico Raffa. 4,3 punti. E adesso c'è la scommessa. La scommessa, per chi non lo sapesse, qual è la scommessa? Per chi non lo sapesse, qual è la scommessa? La scommessa è che il mio buon amico David Caruso deve bere un po' di 7-up tra 7-up e latte. E allora forse con la scommessa, dai. Forza! Eccolo, eccolo! Gara! E allora fatelo a casa. E allora diamo spazio qui al fuori dai coglioni, tu hai il farmaco. No, 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 deve fare l'intervista insieme a voi adesso. Sì, dai, amore. Dai, allora, ti dico Raffa, cos'è successo oggi? Allora, è successo Parmalat, scusa. Allora, ancora mi dobbiamo abituare. Giocavamo un po' meno di merda. Abbiamo subito i primi due parole, signori. Andatemi in bambola. Eravamo disorganizzati, secondo me. Ma dico, le avete sottovalutate questi 7? No, non è quello, perché noi siamo. E perché questi 7-up quando incontrano i Parmalat? E perché loro sono si aprono così? Loro ci metto più impegno, che mi chiedono? Mettiamo il cuore, no? Sono troppo forti. 7-up, questo è il primo successo bello tondo tondo che fate da quando siete nell'Interpool. L'anno scorso c'era la pareggita, mi ricordo. Non lo so, ma di loro comunque abbiamo iniziato col pareggio, però vabbè, ci poteva stare la prima. Cosa hai buttato? C'era ancora. Lo dovevi bere. Devi replicare. No, abbiamo iniziato con questo pareggio e comunque all'inizio della stagione ci può stare. È una buona squadra, quindi ci sta il pareggio. Poi comunque anche con loro è stata all'inizio una partita combattuta, poi abbiamo preso il largo con 3 triplette. Punto, bella vittoria con tanti punticini bonus. 5 gol di scarto e nessun gol preso. Allora volano questi 7. Il singherino che vale 6 punti. Ma perché? Forse. Volano questi 7 e affondano i Parmalat. Allora io vorrei un'inquadratura sulla fine che hanno fatto i Parmalat. Ecco. C'è la lattina di latte accartocciata. Sta sanguinando. Tutto il sangue per terra. Sta lattinando. E vabbè, meno male che questi Parmalat comunque danno calcio alla fine. Messina, vieni qua. Messina, vieni qua. No, comunque sia l'importante è che vieni a metterci tu anche la faccia. È stata una partita giocata seriamente, tra amici soprattutto. Tra amici, ma anche comunque senza strezzi in campo, senza falli inutili. Comunque torniamo ad essere seri, Parmalat, prossimo turno affronterete i Keglevic. Un bel cocktail. Vabbè, ci abbiamo saputo che la prima ci si dimezza. Finché si arriva allo 0-0 e poi si comincia. Però io non la faccio la cosa con i Keglevic vodka e latte. Perché poi devi. Già mi si immagino che poi dovrei guidare, no? Esatto, poi la vodka. Questa magari è gazzosa. Questo sono bibite. Questo magari è gazzosa. Mentre per i 7-up ci saranno i The Bulldog. The Bulldog. Non abbiamo visto giocare mai. Bravi, bravi, vero? The Bulldog. Martedì? Martedì? Io vengo alle 6. Ah, bello fresco. Va bene. Va bene ragazzi, allora alla fine dopo questa intervista bella in famiglia, ci salutiamo. Hai visto? Forza Parmalat te l'ha detto. Io voglio solidarietà. Ma voi Forza 7. Li facciamo bene. Ma Forza 7. Tu che Forza 7. Siamo gemellati. Va bene, va bene. Ragazzi, alla prossima. Grazie. Ciao ciao.